Tosca una gatta Ciao. ostia. Sopone. Per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 come ogni giovedì. Dunque, trasmissione di oggi, continueremo il quadro delle conferenze che stiamo portando avanti da un po' di tempo. Niente, i quadri delle conferenze abbiamo cominciato con il Dio biblico, abbiamo continuato con la ricerca di Dio nella filosofia e oggi vediamo la creazione. Perché sono importanti questi quadri che stiamo portando avanti? Perché permettono alle persone di avere un quadro generale di quello che è il pensiero, di quello che è l'ambito generale su cui noi ci muoviamo, cioè cosa pensiamo, cosa vogliamo fare, dove andiamo a parare. E ho cominciato a rifare la conferenza che avevo iniziato 2 anni fa proprio per prendere tempo, cioè nel senso che mi serve in questo momento sia lavorare sui quadri degli oracoli caldaici, sia preparare l'operazione di marzo, di cui ve ne parlerò in febbraio, febbraio avanzato, penso. Bene, allora cominciamo a parlarci della creazione dal punto di vista del paganesimo. Per i cristiani è Dio che crea il mondo. Per i pagani e gli stregoni, quando un individuo comincia a sviluppare il corpo luminoso dentro di sé, attraverso l'uso della sua volontà o il Dio che ha dentro di sé, ha sempre una visione della nascita della luce attraverso l'esplosione di un disco chiaro in campo nero, al di là della soggettività con cui l'immagine si presenta come visione, come sogno, come percezione, come idea. Dunque, per i cristiani è Dio che crea il mondo da sé e per sé. Mentre per i pagani e gli stregoni l'universo diviene in sé e per sé. Per cui tutto ciò che porta alle trasformazioni dell'universo, dal primo momento in cui è esploso quello che gli scienziati oggi come oggi chiamano il Big Bang, ma comunque è il disco giallo in campo nero che troviamo nell'orfismo, che troviamo nel paganesimo egiziano, che troviamo in tutte le visioni sciamaniche, al di là di poi dove lo sciamanesimo arriva a percepire questo, ebbene, tutto questo diviene attraverso se stesso, attraverso le proprie peculiarità, attraverso le proprie forze, attraverso le proprie tensioni, attraverso i propri adattamenti. Per cui, mentre tutto questo diviene in sé e per sé dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, si deduce che il pensiero cristiano si sviluppa attraverso il possesso, cioè l'essenza del cristianesimo è il possesso dell'esistente, cioè Dio possiede l'esistente in quanto l'esistente è stato creato da Dio e questo è potere di avere. Mentre invece per la magia, la stregoneria e il paganesimo, il pensiero si sviluppa da sé, come sviluppo di ogni singolo essere. E ogni essere ha in sé le tensioni, le forze, la sostanza che gli permette le proprie trasformazioni, il proprio divenire, lo sviluppo di se stesso. E questo, per la magia, la stregoneria e il paganesimo, è il potere di essere. Per i cristiani il mondo è creato con un colpo di bacchetta magica dal loro Dio, cioè Dio che gli crea il mondo. Per i pagani e gli stregoni il mondo è divenuto per adattamento soggettivo, in presenza di variabili oggettive, adattamento per necessità, mutamento dopo mutamento. E anche qua c'è da fare una piccola pausa. Ultimamente, recentemente, anche qua quando siamo stati con Franco a fare l'ultima assemblea, qualcuno è venuto fuori a dire la necessità dell'architetto dell'universo, cioè il Dio che pensa l'universo e che lo ha creato e che lo ha costruito. Perché? Perché l'essere umano viene proiettata la funzione dell'essere umano che progetta una casa, che fa delle cose. Ma per progettare una casa, per progettare qualcosa, è necessario che quel qualcosa sia costruito. Cioè è necessario la presenza di quel qualcosa da misurare, da provare, da valutare, dopodiché si riproduce la misurazione, la riproduzione stessa. Ma è necessario che l'oggetto sia costruito. Cioè, per
Facciamo nella Lo sai anche che hai bisogno della formazione, dell'esperienza dell'uomo precedente, cioè se ci Esatto. sono una stratificazione di conoscenze tecniche, culturali, matematiche, aritmetiche, cioè notevolissime, cioè se Esatto. noi lasciassimo una persona sola a sé stante, non riuscirebbe a formulare nella sua vita tutte quante le teorie, tutte quante le tecniche, tutte quante le equazioni che servono per fare queste cose. Cioè, anche se noi parliamo della teoria classica, no? Cioè, Sì. la becera, non quella che noi condividiamo, la becera, diciamo, l'uomo è nelle grotte, l'uomo si costruisce il riparo, la capanna, l'uomo si costruisce la palafitta, e via via così abbiamo la costruzione della casa, cioè, c'è tutto un processo di sedimentazione delle informazioni, quelle informazioni che vengono passate, perché pensare a costruire una casa è avere tutte le informazioni, anche dove, come, quando costruire, le dimensioni, l'uso, il fine, le necessità. Beh, basta Cioè... pensare che la geobiologia, cioè chi insegna ad esempio come costruire in certi territori, in certi no, cioè tutto il discorso ad esempio delle forze della natura, delle energie che noi quando costruiamo le case ignoriamo, esiste la geobiologia, dice che no, la casa non è soltanto qualcosa di amorfo, ma va inserito anche nelle energie che esistono nell'ambiente, perciò con un certo orientamento, con una certa angolazione, su in certi posti sì, in certi posti no. Esatto. Per cui non si può pensare all'esistenza di un architetto del mondo, perché non può esserci nessuno, almeno proiettando dal punto di vista umano, dopo chiaramente lo dicono, ma Dio è l'assoluto, Dio sa tutto, Dio fa, però è una cazzata, questa è una pure e semplice cioè è truffa, pure semplice truffa, non è inutile neanche andare a discutere. Però proiettando questi comportamenti dal punto di vista umano, significa ignorare che l'essere umano è uscito dal brodo primordiale, cioè significa ignorare dal punto di vista umano, che noi abbiamo milioni e milioni di anni di esperienza, di anni di sedimentazione. E questa è la cosa più importante che i cristiani vogliono far dimenticare. Attenzione, per ancora andiamo avanti, per i cristiani Dio sta all'inizio dei mutamenti in quanto creatore dell'esistente. Per i pagani e gli stregoni, un attimo, scusate un attimo. Un attimo, siamo un attimino con un nostro Sì. ospite che è venuto a trovarci. Va bene, Alvise. Sì, D'accordo. d'accordo. Hai bisogno di me, ricordami perché con tante Va altre. bene, tutto bene. Allora, scusate un attimo, ma c'è stata una piccola interruzione. Per i cristiani, Dio sta all'inizio dei mutamenti in quanto creatore dell'esistente. Per i pagani e gli stregoni, se all'inizio avevamo un disco giallo in campo nero, poi abbiamo l'esplosione del disco giallo in campo nero, c'è cioè l'annullamento della coscienza, cioè l'annullamento di ciò che forse era quel disco giallo in campo nero, consapevole di se stesso, c'è cioè l'annullamento della coscienza. Ma non c'è l'annullamento di necessità, della tensione, della sedimentazione e della sostanza su cui quella coscienza si reggeva. C'è la coscienza, l'annullamento della coscienza all'inizio del tempo, ma non c'è l'annullamento della sostanza, delle tensioni, di necessità, delle forze che portano all'aggregazione. Quelle forze persistono, ma sono delle forze che sono inconsapevoli, cioè non hanno una loro coscienza di se stessa, però appartengono, sono l'essenza stessa dell'esistente. Per cui l'esistente, attraverso proprio quelle forze, le forze intime che noi chiamiamo dell'energia vitale, va a ricostruire la coscienza, perché questo è l'essenza del suo moto. Questo è come se dicessimo un fiume va dal monte al mare perché c'è la gravità, ma perché il fiume si genera all'interno della gravità. All'interno dell'universo abbiamo altre tensioni che sono proprie della sostanza di cui ogni oggetto è formato. La sostanza che forma ogni oggetto è l'energia vitale, che poi stratificata, resa più pesante, resa più leggera, la chiamiamo materia, la chiamiamo essenza, poi siamo noi che la percepiamo in un certo modo, siamo noi che siamo esseri fatti in un certo modo con delle specificità precise che sono venute divenendo e trasformandosi. Per cui a questo punto la coscienza universale non sta all'inizio del tempo che crea l'universo, ma per i pagani e gli apprendisti stregoni, la coscienza universale è ciò che il presente, il mondo presente, sta costruendo attraverso le proprie trasformazioni, cioè sta alla fine del tempo. È il fine dell'esistente. Il fine dell'esistente è quello di andare a costruire la coscienza universale. Ma per far questo, ogni coscienza che esiste al di là della qualità, della grandezza e della forma, per riuscire
a diventare parte della coscienza universale, deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, deve prendersi nelle proprie mani il proprio fare, la propria vita, non deve delegare nulla a nessuno, non deve mettere in ginocchio nessuno, non deve sottomettersi, non deve negare se stessa, deve espandersi la propria coscienza, la propria consapevolezza, deve espandere se stessa nell'oggettività in cui vive, cioè deve praticare magia, deve praticare stregoneria. L'arte della magia e della stregoneria è l'arte della vita, è l'arte di costruzione della vita, è l'arte di vivere la vita come attimo costruttivo, perché riproduce la costruzione dell'universo, perché riproduce i processi di costruzione delle consapevolezze, perché riproduce quando noi uscimmo dal brodo primordiale, cioè i movimenti e i processi di trasformazione sono uguali, si riproducono in maniera e in situazioni diverse, ma il loro fine è la costruzione della coscienza universale. Questo è il concetto di creazione nel paganesimo e nella stregoneria. Questo è il concetto di creazione. Non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, non esiste la volontà creatrice all'inizio del tempo, è solo una truffa, un inganno per mettere in ginocchio chi non si può difendere. Ripetiamolo ancora. La volontà, dire che esiste un Dio creatore, è solo una volgare truffa. E purtroppo con questa volgare truffa da migliaia di anni ci stiamo misurando, vero Francesco? Sì, ma infatti è un'astuzia molto, molto furba e molto bella, cioè quella di dire esiste un unico creatore, di conseguenza questo creatore è l'uno che detiene tutte le regole, tutte le possibilità, è l'uno che dà un valore, è l'uno che può stabilire la validità delle cose e di conseguenza siccome questo creatore non lo troviamo, non si manifesta più, perché sembra strano che questo creatore sia solo all'inizio e poi a un certo punto sparisca, sparisce, no? Cioè va in pensione, non so, si spaga il culo della storia ebraica fino a un certo punto, poi sparisce, cioè veramente si fa vivo così quando può, quando riesce, non so, ha perso la strada, è invecchiato, è rintronato, così via. C'è la storiella, no, di una che si salva buttandosi dalla finestra perché ha fatto tagliare la siepe a forma di angelo, no? E allora l'ha sorretta, sì. Solo che il fuoco alla casa gliel'aveva dato un angioletto attaccato al pino del presepe. Allora il miracolo è l'angioletto che l'ha salvata o l'angioletto che gli ha dato fuoco alla casa? Sì, e questo qua è significativo perché dopo questo permette di creare tutta una serie di gerarchie, perché come esiste un unico detentore della creazione, un unico creatore, esiste anche poi logicamente il suo corrispettivo umano, che esiste, cioè un sacerdote, un papa, un gerarca, un qualcuno che può stabilire il valore per gli altri, che può stabilire cosa gli altri devono fare o dove gli altri devono andare. E questo appunto permette di creare una situazione di potere, di controllo, di dominio. E soprattutto questo permette di giustificare chi fa questo dandogli un principio che è sovraterreno, perché ad esempio è più facile contestare un capo politico perché il suo potere è all'interno della sua violenza o della sua capacità o della sua abilità, contestare chi sta all'interno di un riferimento divino che è esterno al mondo, che è il creatore del mondo, è più difficile, di conseguenza la contestazione è più ardua. E logicamente il potere di chi dice che rappresenta Dio, o chi si richiama a Dio, o chi gli dice Dio mi ha parlato, Dio mi ha mandato, siccome non lo possiamo verificare in quanto il creatore non esiste, questo qui ha la possibilità di sottomettere, di dominare, di annullare gli altri, ha la possibilità di fare qualsiasi cosa. D'altronde, col discorso della creazione, Dio può creare il mondo, lo può distruggere, lo può modificare a suo piacimento, e chi ne fa le veci su questa terra, che può essere un sacerdote ebraico, può essere un mullah islamico, può essere il papa per i cattolici, o qualche santone per qualche protestante, si può permettere le stesse cose. Di conseguenza, siccome è il creatore che stabilisce le leggi, chi lo rappresenta sul nostro pianeta all'interno di noi ha la facoltà anche di annientare gli altri. D'altronde Dio, come Dio crea, può distruggere, chi lo rappresenta può fare la stessa cosa, può distruggere gli altri. Di conseguenza proprio il discorso monoteista, perché questa è la base di ogni monoteismo, cosa che ad esempio nel discorso pagano non esiste. Un esempio concreto attuale che l'abbiamo avuto è stato il discorso del Papa che dice a un certo punto dobbiamo togliere la forma umana, antropomorfica, a Dio, all'improvviso. Cioè dopo che per migliaia di anni ci hanno presentato questo vecchietto con la barba lunga che svolazza sui cieli, che si fa vivo da qualche parte, a un certo punto il suo rappresentante dice questo Dio non dobbiamo toglierlo da una visione antropomorfica, ma all'improvviso questo lo si può fare.
lui si arroga il diritto di farlo, essendo lui il rappresentante di Dio, può anche farlo. Di conseguenza tutti gli devono obbedire. Perché ad esempio nel paganesimo non è mai avvenuta una simile discussione teologica? Perché mai nessuno si è posto il problema di come si potesse manifestare il divino? Perché non c'era nessuno che avesse l'autorità assoluta. Cioè, ognuno aveva la capacità di percepire questo. Cioè, loro dicono chiaramente, i monoteisti, fa noi deteniamo la verità, di conseguenza noi la deteniamo in maniera esclusiva, ed è come un valore, e noi te lo possiamo passare, tu non hai valore, dicono i monoteisti, cioè noi possiamo darti il valore, è come io avessi una moneta, e questa moneta appartiene a me, io posso darti la verità trasmettendoti questa moneta, cioè introduco un discorso di scambio, di mercificazione, tu non vali niente perché non possiedi la moneta. I pagani non dicono questo, dicono che ogni uomo ha una percezione della divinità, di conseguenza ogni percezione è la propria percezione e di conseguenza non può essere totalitaria, ognuno può manifestarla, ognuno può percepirla e non c'è bisogno che io te la vada a insegnare o che io te la vada a modificare, io posso contribuire a modificarla, ma perché tu hai l'intenzione di modificarla. Di conseguenza noi nel paganesimo non abbiamo mai avuto dei santoni che potessero pontificare, fare delle bolle, che potessero fare delle epistole, potessero fare delle crociate. Come mai i pagani hanno avuto migliaia di divinità e non hanno mai fatto una crociata contro un'altra divinità? Perché capivano benissimo che la divinità non è unica, ma è distribuita nel mondo, è dentro il mondo stesso è una divinità. Di conseguenza era assurdo andare a fare una crociata in nome di un elemento di questo mondo. Perché nel concetto del paganesimo c'è sempre il discorso della collaborazione, della reciprocità, del pantheon. Io do qualcosa alla divinità, la divinità deve dare qualcosa a me. Se posso... Sì, sì. Niente, io volevo riprendere questo discorso qua di Wojtyla che dice non rappresentate Dio con la barba, sì. No? Allora, io qui ho in mano il volantone, i quattro volantoni che abbiamo preparato, no? Di cui uno è da conferenza dibattito che è stata tenuta qui a Radio Gamma 5 il 26 giugno 1998. Qui in Radio Gamma, che poi trovate anche nei nostri libri lo stesso discorso fatto, dicevamo, fin tanto che questa relazione partecipi alla mia azione, al mio modo di rapportarmi col mondo, non ho nessun problema. Il mondo nasce quando devo descrivere e comunicare agli altri esseri umani alcuni elementi di quanto percepisco e formare una descrizione. Per esempio, comincio col dire che la coscienza di sé con cui mi relaziono scusate, è composta da volontà, determinazioni e intenti di crescita e di trasformazione che riconosco della stessa natura dei miei. Se le tensioni dell'esistenza che riconosco nella coscienza di sé con cui mi relaziono sono della stessa natura delle mie, la rappresentazione nel mondo della ragione è quella di un altro essere umano. Come maschio la rappresento in forma maschile. Fatto questo, riconosco che la coscienza di sé con cui mi relaziono è molto più vasta della mia. La rappresentazione avrà un che di enorme. Riconosco che è antica in quanto ha attraversato un grandissimo numero di mutamenti. Anche questo elemento rientra nella rappresentazione. Le riconosco molta conoscenza dalla quale io attingo. Anche questo elemento deve essere rappresentato. Infatti lo rappresenterò tipo un filosofo greco, per esempio, no? Inoltre, per rappresentare questa descrizione come cielo, devo innalzarla come l'atmosfera che mi avvolge. Alla fine di tutta questa operazione, per descrivere e comunicare agli altri esseri umani nella ragione quanto percepisco, avrò rappresentato un essere umano vecchio e saggio per i molti anni, ma robusto e vigoroso, che sprizza volontà e determinazione da ogni parte, molto grande e sospeso nel cielo. Questa rappresentazione la chiamo Giove, la chiamo Zeus, la chiamo Jamal, la chiamo come volete, ma è la coscienza di sé dell'atmosfera terrestre. Se io la rappresento all'interno della ragione in questo modo, fuori della ragione non ho rappresentazioni, in quanto quella coscienza di sé non ha forma né descrizione, è solo consapevolezza, volontà e determinazione. Questo però vale per il paganesimo. Sì, esatto. Ma i cristiani che cosa si rappresentano? Esatto. Qual è la descrizione del loro Dio? Cioè, posso dire, vabbè, io ho rappresentato il cielo, la coscienza del cielo in forma umana, in forma vecchia, saggia, cioè perché mi dà queste cose? Perché mi rappresenta? Ma i cristiani che cosa si rappresentano? Hanno dovuto rubare l'immagine. Sì, ma infatti tutte le immagini hanno rubate. Dal punto di vista fondamentale, in quanto non esiste il Dio creatore,
loro sono iconoclasti, perché cioè, non può raffigurare il nulla. Infatti, non si può raffigurare. Come riesce a raffigurarlo in nulla? Adesso, se arrivano i pagani e i pagani richiedono indietro le loro immagini, e sì, dicono quella è l'immagine di Zeus, dove se l'attaccano l'immagine del loro dio creatore? Questa è l'operazione furba che fa Wojtyla, non è fatta a caso. Sì, non è che ha preso una botta in testa, che forse gli farebbe bene. Cioè, ma volutamente loro stanno cercando poi anche un'unità delle religioni, cioè cosa vogliono fare. Loro vogliono legare tutti i monoteismi perché capiscono che sono perdenti, di conseguenza solo raggruppando i vari monoteismi loro riusciranno a imporre agli altri il dominio. E facendo questo, logicamente gli ebrei non possono accettare una raffigurazione di Dio, non lo possono fare neanche gli islamici, e di conseguenza i protestanti sono ben d'accordo. Gli unici che erano rimasti perché avevano assorbito delle forme pagane per cercarle di schiavizzarle e utilizzare a loro favore erano i cattolici. Loro si tolgono l'immagine del Dio tanto apomorfo e possono arrivare a un accordo. Appunto, questo qua però è dato proprio perché, perché torniamo al discorso che tutti i monoteismi hanno sempre raffigurato o non hanno mai raffigurato la loro divinità, perché loro sanno benissimo che non esiste. E hanno sempre avuto proprio il problema di acquisire immagini degli altri. Gran parte di tutte quante le immagini che hanno i cattolici sono immagini, sì, sono immagini appunto prese, portate via al paganesimo, utilizzate, riciclate, proprio perché la gente era talmente legata, talmente vicina, talmente sensibile a queste immagini, loro le hanno soltanto cristianizzate. Dimmi tutto. Tanto da bau bau micio sta qua, no? È perché i testi sacri a questo punto o fanno acqua o vanno rispettati o dov'è che insomma mettiamo a posto la faccenda così di punto in bianco, la mattina si sveglia, apre il balcone e dice beh da oggi Dio non, a parte che non, io non l'ho seguita molto bene questa faccenda se è vero che il Papa non si è espresso contro all'immagine di Dio come l'essere un essere guarda, Provo a pensare che su questo argomento addirittura c'è un intervento in prima pagina sulla Repubblica di Scalfari, che lui come credente si dice perplesso di questa posizione così improvvisa da parte del papato. Però dato che il Papa è infallibile, di conseguenza se uno è un cristiano si deve adeguare alle cose. No, ma guarda che addirittura a me mi sta benissimo, anzi mi diventa simpatico se il Papa comincia insomma a cambiare un po' menestro e comincia a ragionare. Ma lo va a peggiorare, sai. Può darsi anche, va bene, ma senti, piuttosto che restino sempre così è meglio, o che peggiorino in modo che le cose... Marco, insomma, è meglio che spariscano. Va bene, insomma, scusa, qua ci vorrebbe. Cioè, e i 1500 anni in cui hanno schiavizzato le persone sotto l'immagine di un Giove che hanno spacciato per loro Dio? Sì, ma chi è che tira via tutti i beni temporali, la ricchezza della Chiesa? Intanto si può sempre chiedere giustizia. Sì, ma avanti che te fai giustizia, per, insomma, per quello che ti te ritieni, il discorso di giustizia ti ammazza 50 volte. Sarò uno in più. Ne costa tanto di sangue. No, ma voglio dire, secondo me è molto grave la cosa, perché se il Papa comincia a dire no, tra l'altro stamattina ho visto nel gazzettino che anche lui come 20 anni fa diceva Papa Luciani, anche lui comincia a chiamare Dio, cioè Dio è più madre che padre, che no? Forza, sta morendo. Quindi pensa un sta po'. Sta morendo insomma. Disperato. Non sta lo so, morendo insomma. Disperato. Sti qua fanno vedere che sono arzilli vivi, adesso lo mandano in giro di nuovo per il mondo, insomma sto Papa non invecchia mai, vabbè, non importa. Comunque voglio dire, per me è gravissima la cosa, perché se nella Genesi è scritto così e quelli sono per loro testi sacri ispirati da Dio, sta gente qua se comincia veramente a dire beh adesso non rappresentiamo più Dio come la figura non so, di una persona umana, che tra l'altro nella Genesi sono dei versi talmente chiari che è impossibile non cioè confonderli, perché è scritto che Dio disse farò l'uomo a mia immagine e somiglianza e lo fece maschio e femmina, no? Quindi nella Genesi uno stregone ha aggiunto ecco l'uomo è diventato come uno di noi che non colga dall'albero della vita eterna per vivere in eterno o una roba del genere, per diventare come noi altri. Esatto. Per cui l'uomo non deve diventare un dio, non deve sviluppare se stesso. Questo lo sappiamo, ma siccome quella giunta è stata fatta da uno stregone, capisci? Sì. Mentre stavano tentando di mettere in ginocchio le persone, quest'altro è intervenuto, o viceversa. Però sai cosa vuol dire fare l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Che... Tradotto dal greco, vorrebbe dire perfettamente uguale al creatore.
In tutto, perfettamente uguale. Allora, il creatore è uguale all'uomo. Allora gli posso sputare un occhio a sto punto. All'uomo. Cioè, vale anche la viceversa. Se vuoi sputare nell'occhio un occhio a Dio, sputi nell'occhio a un uomo. No, io... E guarda che guarda che questo è un concetto tipicamente cristiano, Nel Vangelo Gesù poi nel Nuovo Testamento riprende questo, no? Almeno stando a quello che è scritto, perché ha detto: se darete un bicchiere d'acqua anche a uno dei più piccoli, lo avrete dato a me. Ah sì, e allora perché fa sgozzare tutti i suoi nemici? Amministrare un regno così vasto non si può mica amministrarlo solo col Padre Nostro, no? Diceva un caro Bonifacio Tao. Vi saluto, buongiorno. Ciao. Sì, c'è un po' di casino sotto il sole. C'è un po' di casino sotto il sole perché si confondono sempre forma e intento, parole col significato delle parole. Io so benissimo che parlando di stregoneria, magia e paganesimo, poche persone riescono a sentirmi o seguirmi o robe sto genere. Però ricordatevi una cosa, che anche se io parlo di mondi della percezione, c'è un metro di misura sul quale non si può sbagliare, ed è la vita di tutti i giorni. Cioè, mentre voi tila santoni di tutti i tipi, musulmani, ebrei, cioè, si giocano il fatto di essere delegati paroni perché Dio li ha delegati ad essere padroni, in realtà la correttezza nell'affrontare la vita, cioè il modo corretto di guardare il mondo, lo abbiamo dalla vita, cioè è la vita che ci dice qual è il modo corretto di guardare il mondo. Per cui, anche se si possono parlare di percezione alterata di Dio, della Madonna, dei Santi, di tutte le divinità pagane, di tutto quello che volete, ciò che è vero o non è vero è determinato da come noi viviamo. Perché se alle persone va benissimo giustificare di essere in ginocchio e vorrebbero che il loro padrone li trattasse un po' meglio di come li trattano, sono sempre in ginocchio. Cioè la loro vita è comunque una vita in ginocchio, una vita da supplici. Per cui, per costruire la libertà occorre guardare il mondo con gli occhi della libertà, occorre guardare quello che ci circonda con gli occhi della libertà. Se si è supplici, si è sempre supplici, si è sempre dei morti che camminano. E quando si è morti che camminano, è inutile dire avrei voluto essere meno morto di quello che sono. No, sei sempre un morto che cammina, cioè non esiste nessuna alternativa. E questo voglio ricondurmi anche per quanto riguarda il discorso degli anticlericali, anche di tutti gli altri. Cioè, non è che il fatto di sviluppare una dottrina o fare delle affermazioni sia sufficiente. Occorre costruire la vita. Cioè, è la costruzione della vita che determina la correttezza di un modo di pensare o di un modo di essere, non le affermazioni, i discorsi. Cioè, i discorsi sono relativi, cioè hanno un valore relativo, ma è la vita che ci determina quello che noi siamo, è l'intento, sono le nostre intenzioni, le nostre costruzioni, il nostro affrontare il mondo, è questo che si dice. Anche perché si costruisce la vita, cioè nel senso è anche quello che si dà come prospettiva. Cioè, perché io voglio citare ad esempio un fatto, un libro di qualche anno fa. Giordano Bruno Guerreri parlava nel suo libro L'Italia sotto la Chiesa, da San Pietro a Mussolini, parlava anche degli anticlericali, e diceva: gli anticlericali sì, hanno fatto una grande campagna dell'Ottocento, però sono falliti. E portava come illustrazione un'immagine tratta da un giornale anticlericale che era L'Asino, in cui dimostrava l'incapacità dell'anticlericale di formulare un'ipotesi che non fosse contestativa. Cioè diceva appunto: la morte è lo strumento che i cristiani utilizzano per cercare di sottomettere anche chi si oppone. Il fatto stesso, loro sono così astuti di far passare qualsiasi forma religiosa come una forma cristiana, e che non esista nulla all'infuori della forma cristiana, l'anticlericale non riesce a dare una visione per dopo la morte. E di fronte a questo, di fronte all'incapacità di costruire una visione che dia delle risposte, che dia un valore sulla morte, è lì che si fregano. Perché logicamente noi possiamo dire: tu puoi vivere una vita ad esempio da ateo, puoi vivere una vita molto materiale, puoi dedicarti a non far niente, a fare molto, però il tuo modo per cui vivi è determinante, e il momento di trapasso è la morte. Di conseguenza, se tu non riesci a percepire un qualcosa che sia di diverso da questo punto di riferimento, è il fallimento. E perché si sono sempre scontrati praticamente i fallimenti degli anticlericali? Proprio nell'incapacità di capire la motivazione per cui uno vive. Perché uno non vive per accumulare denaro, lo può anche fare. Vabbè, è una scelta sua di cui lui ne è responsabile, e che di conseguenza lui ne rifletterà delle sue scelte. Lui sarà destinato a sparire con la morte. Però
se noi diamo una dimensione alla vita, noi sappiamo che è una costruzione e questa costruzione la facciamo giorno per giorno, di conseguenza è fondamentale capire anche il discorso della morte. E lì gli anticlericali sono stati sempre fregati. Noi abbiamo avuto sempre l'esempio degli anticlericali che alla fine, per debolezza, per astuzia del prete, sono passati al cristianesimo, proprio perché c'è l'incapacità di formulare una visione globale della vita che comprenda anche la morte. E difatti c'era questa raffigurazione dell'asino in cui c'era uno scheletro che rappresentava la morte e il prete che diceva alla morte: fa, sei la più grande amica, perché questa è la capacità nell'incutere il terrore di quello che sarà dopo, di incutere la paura e di dire soltanto io ho la soluzione per questo. Qui sta la forza del monoteismo, cioè la creazione dell'ignoranza e del terrore e non la liberazione della persona. E chi non riesce a demolire questo concetto è veramente sconfitto. Noi sappiamo perfettamente che se noi facciamo dell'attività contro il cristianesimo, il cattolicesimo nel nostro caso, noi sappiamo benissimo che tutte le religioni rivelate e anche parte dei paganesimi antichi eccetera, facevano parte del progetto più generale, che è quello della pulsione di morte. Cioè il cattolicesimo non è altro che una strategia pratica per applicare la pulsione di morte, sì. Come i musulmani sono delle strategie pratiche per applicare la pulsione di morte, e gli ebrei lo stesso, cioè l'ebraismo lo stesso, e alcune, anche nel paganesimo c'erano queste forme. Non è che non ci fosse, non è che noi prendiamo tutto il paganesimo perché adoriamo il paganesimo, no, noi prendiamo quello che riteniamo corretto per costruire il futuro. Però il paganesimo aveva il privilegio di avere degli anticorpi, cioè il paganesimo aveva gli anticorpi per impedire a queste forme di assolutismo, di assoggettamento, di imporsi, di diventare dominante rispetto agli altri. Per cui il paganesimo aveva questo privilegio, mentre invece nelle religioni rivelate hanno dovuto soffocare, distruggere, annientare qualsiasi forma diversa ci fosse, perché le religioni rivelate, il Dio padrone, tutti quelli che mettono in ginocchio persone, in tutte le forme possibili e immaginabili, in qualsiasi modo si faccia, mettere in ginocchio le persone, appropriarsi delle persone, è un'espressione della pulsione di morte. E questo noi lo sappiamo benissimo. Se oggi la battaglia include l'attacco al cristianesimo, al cattolicesimo, è perché noi viviamo in un paese che ha fatto di questa dottrina l'elemento centrale, l'elemento dominante. Io sono un guardiano dell'anticristo, perché quello che i cattolici chiamano il Cristo o il loro Gesù ha costruito la più grande operazione di morte, di distruzione umana che abbia visto l'umanità. Per questo motivo sono un guardiano dell'anticristo, ma l'anticristo non gliene fotte un cazzo di essere l'anticristo, l'anti di qualcosa. È che tirarsi fuori dalla sottomissione in questo momento significa poter costruire un cammino di libertà. Per cui noi sappiamo benissimo delle truffe, cioè che il Dio dei cristiani è una truffa, che il loro Gesù è una truffa, che la loro dottrina è una truffa, perché è solo truffa, non è che ci sia mano sbagliato, il ragionamento non è giusto, no, il ragionamento è corretto per truffare le persone, perché il fine, l'intento è la truffa delle persone, e loro hanno fatto il ragionamento corretto per truffare le persone, per appropriarsi, per ingannare, per stuprarle. Cioè il concetto di possesso, che è il concetto fondamentale del cattolicesimo, è il concetto che porta allo stupro, che porta all'appropriazione delle persone, che porta a distruggere le persone. Questo è il cattolicesimo. Non esiste un destra, una sinistra, un cattolicesimo liberale, un cattolicesimo buono, esiste il cattolicesimo, esiste il cristianesimo, esistono le religioni rivelate. Le varie sfaccettature sono solo tattiche contingenti e basta. Per cui noi sappiamo benissimo che stiamo combattendo la nostra battaglia contro la pulsione di morte, e se conosciamo anche l'origine della pulsione di morte e il fine della pulsione di morte, però in questo momento combattere la pulsione di morte è stata combattere il cattolicesimo. Questo è l'essenza. Beh, il monoteismo è quello che più riesce a modificare la situazione delle persone, cioè quello che riesce più a ingannarle e quello che le può le portare alla distruzione. Perché loro hanno bisogno di questo, cioè le divinità a cui loro fanno riferimento sono delle divinità in cui hanno bisogno della distruzione, dell'annientamento, hanno bisogno della demolizione dell'uomo e del mondo. Il fatto stesso è che loro insistano sul discorso di un unico Dio, di un unico creatore, è soltanto una finalità per dire chiaramente tutto può essere posseduto, tutto può essere annientato, tutto può essere modificato, tutto può essere distrutto. E di conseguenza questo qua è uno scopo ben preciso, cioè il cercare di unificare verso la distruzione, l'annientamento, qualsiasi realtà, qualsiasi cosa.
Cioè, il problema è sempre questo: i monoteisti si pongono di fronte al mondo sempre con prevenuti, sempre con la possibilità di misurare e di confrontare. Un pagano non si mette mai in prevenuto di fronte al mondo. Cioè, quando un pagano incontra un'altra forma di manifestazione religiosa, non ha il problema di ricondurla al suo schema, dirà soltanto: questi pagani hanno, non dirà neanche ai pagani, questi hanno una forma propria di manifestazione e non trovo il contrasto con la mia. Di conseguenza il problema non si pone. Per i monoteisti questo è fondamentale, perché proprio loro partono dal discorso del creato, e ebbene, se c'è il creato c'è un inizio, di conseguenza questo inizio gli altri non l'hanno visto, lo possiamo solo detenere noi monoteisti, dicono. E di conseguenza io posso avere il diritto di modificare la tua esistenza. Se la tua esistenza non si adegua alla mia, se la tua forma non mi piace, la posso distruggere. Questa è la forma proprio base del discorso dei monoteismi. Il monoteismo è sempre la distruzione di tutto, e la distruzione di qualsiasi cosa. Poi abbiano la capacità di presentarsi con forme più o meno eleganti, più o meno belle, e più o meno dolci, è tutto ciao. Quanto è tutta una falsificazione, è tutto quanto una volontà di dominio. Ciao. Ciao. Francesco, scusa, volevi terminare il discorso? No, io ho terminato, fa pure. Perché a volte è brutto. Non ti preoccupare, sono abituato. Non è che a volte io l'ho abituato. Sono all'intesa che vi ascolto, poi magari una telefonata interrompe. No, ma ad esempio piaceva una telefonata. Ecco. No, ma lo dico anche perché se caso mai dovesse capitare, perché molte volte io sempre aspetto che voi riprendiate il discorso interrotto magari da una telefonata, no? Perché magari è molto interessante. Ma forse è giusto che venga interrotto. E poi non sempre viene ripreso. No, ecco. Ma tu devi far finta di niente, perché ormai fa parte dello stile della trasmissione. Ecco, ma io spero sempre che voi riprendiate i discorsi interrotti, perché sono sempre molto interessanti. Allora, il Papa, cioè, si parlava di... il discorso della vita, della morte, della risurrezione, eccetera, sì. No? E quel Papa, durante l'ultima udienza generale in Piazza San Pietro del mercoledì 29 ottobre, allora il Papa riafferma che vivremo anche dopo la morte. Cioè la vita, oltre la morte, non comincia solo con la risurrezione del giudizio universale, c'è una fase intermedia in cui alla decomposizione del corpo sopravvive un elemento spirituale dotato di coscienza. E con queste parole il Papa ha riaffermato la continuità della vita dopo la morte. Dunque è un po', cioè, assomiglia un po' ai discorsi che fate voi, cioè la coscienza che oppure il corpo luminoso che cioè conseguenza di quello che abbiamo costruito, sì. Di quello che c'è una prima con tutto il discorso, sì, poi mi rispondete, sì, no? Allora diciamo che diceva qui il giornale dove leggevo, no? Che in questo discorso il Papa Wojtyla lo faceva un po' a modo suo, mettendo un tema antico sì come la Chiesa, ma con forte impatto sull'uomo d'oggi, cioè un impatto che i mezzi di comunicazione hanno subito colto, come probabilmente il Pontefice si riprometteva, nel senso che il tema della morte e dell'aldilà suscita un'inquietudine diffusa in tutti coloro che hanno una fede tipo anticlericale, tipo o di altro tipo, fede, o ricordi, cioè, molto lontani di quello che avevano imparato da piccoli sul catechismo. Allora, diceva il Papa che non bisogna pensare che la vita oltre la morte cominci solo con la risurrezione finale. Questa infatti è preceduta dalla condizione speciale in cui si trova fin dal momento della morte fisica ogni essere umano. Si tratta di una fase intermedia in cui alla decomposizione del corpo corrisponde la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale. Devo abbassare la radio? Sì, ma puoi parlare lo stesso, sai, sì. Se non c'è tanti rumori, non ci sono rumori. Adesso abbasso un po', corrisponde alla sopravvivenza e all'assistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e volontà in modo tale che l'io umano sussista pur mancando
mancando nel frattempo del complemento del suo corpo. E allora, per i credenti, dunque, è la certezza che la relazione vivificante con questo risorto che ha animato la loro esistenza non può essere distrutta dalla morte. Ma si mantiene in maniera misteriosa ma reale oltre alla distruzione del corpo. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, dice Gesù dell'Angelo, eccetera, eccetera, non vado oltre. Ecco, volevo dire, per restare anche in tema a quello che avete detto voi prima, che appunto il Papa, nell'ultima udienza lì nel piazzale, ha fatto questo discorso, perché cioè, mi rifacevo appunto a quanto dicevate voi prima, ma non c'è una somiglianza, diciamo, un po'. Sul fatto della costruzione del corpo luminoso, non c'è una similitudine chiaramente in modo molto diverso. No, te lo dico per radio. Siccome non aspetta, metto giù. Quando vuoi. Sono stata. No, vai tranquilla, Mi sono fatta capire, Claudio. Sì, ho capito perfettamente. Chiaro. Ah, metto giù allora. Ti rispondo. Ciao. Ciao. Hai capito quello che volevo dire? Sì, adesso ti rispondo immediatamente. Sì, metto giù. Ciao. Allora, cominciamo intanto a rispondere a questa cosa qua. Io capisco perfettamente Wojtyla che fa questa affermazione. Perché? Perché col discorso della risurrezione i cristiani all'inizio hanno perso un sacco di persone e ormai non riescono più a controllare la gente. Per cui dicono, non è necessaria la risurrezione, effettivamente dopo la morte c'è la cosiddetta anima, c'è il corpo luminoso, che ha coscienza e volontà che sopravvive. Per cui non fa altro che prendere gli argomenti nostri, gli argomenti pagani, gli argomenti tutti precristiani, se dopo magari vi leggo un po' di Plotino, Porfirio, tutti gli altri, Giamblico, per dirvi questo, e usarli per questo scopo. Il guaio è un altro. Il guaio è che il corpo luminoso si costruisce attraverso la propria vita. Questo è l'essenza stessa, cioè è la vita che noi facciamo adesso, le decisioni, le nostre scelte, come noi ci rapportiamo col mondo, che ci costruisce il corpo luminoso. Non è dato da Dio, cioè non è che l'essere umano o l'essere animale o la pianta hanno il diritto, in quanto sono pianta, ad avere la prosecuzione nei mutamenti, ma la prosecuzione nei mutamenti se la devono conquistare giorno per giorno. Cioè il corpo luminoso germina nel corpo fisico, abbiamo anche negli oracoli caldei questa germinazione continua della coscienza, cioè del corpo luminoso sul quale dopo trasferiamo la coscienza, ed è un lavoro continuo, è un lavoro quotidiano. La sottomissione propagata da Wojtyla, la religione cattolica, impedisce questo. Cioè la religione, tutte le religioni rivelate e tutte le sottomissioni, tutte le volte che deleghiamo ad altri o ad altre forme, noi perdiamo qualcosa di noi stessi, perdiamo la capacità di prenderci nelle nostre mani la responsabilità nella nostra vita. Perdendo la capacità di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, noi rinunciamo a costruire il Dio che cresce dentro di noi, rinunciamo all'atto della morte del corpo fisico a costruire la struttura del corpo luminoso sulla quale trasferire la coscienza. Per cui la differenza fondamentale fra quello che dice Wojtyla e quello che affermiamo noi non è tanto c'è la possibilità dopo, è il fatto che Wojtyla non ha questa possibilità. Il fatto è che i cristiani, i cattolici, i musulmani, gli ebrei non hanno la possibilità di andare a costruire il loro corpo luminoso, non hanno la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, perché nel corso della loro vita, mettendosi in ginocchio, pregando, delegando, chiedendo aiuto a qualcun altro, non hanno fatto altro che rinunciare alla costruzione del loro corpo luminoso. Cioè la sottomissione ha un prezzo da pagare, e il prezzo che si paga nella sottomissione è la rinuncia a noi stessi in quanto dei, è la rinuncia a noi stessi nel proseguo dei mutamenti. Questo è il prezzo che chiede la sottomissione. Per cui Wojtyla dice: io ti prometto il paradiso, io ti prometto la resurrezione, io ti prometto che dopo comunque ci avrai un corpo
corpo luminoso, ma è la sua disperazione. È la stessa disperazione che porta Wojtyla a alzarsi la mattina e guardare sorgere il sole. Lui sa cosa ha perso, e ormai lo ha perso. Cioè lui ha rinunciato all'eternità dei mutamenti per truffare, ingannare, imbrogliare, stuprare, annientare gli esseri umani. Lui ha passato tutta la vita ad annientare gli esseri umani. Bene. Questo passare tutta la vita a annientare gli esseri umani ha avuto un prezzo, e il prezzo che ha pagato è la rinuncia a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, e la rinuncia ad affrontare la morte del corpo fisico per trasformarla in nascita del corpo luminoso. Lui può solo avere la disperazione e quest'illusione folle che forse qualcosa c'è ancora, ma è perché ormai la sua distruzione l'ha fatto impazzire. Cioè lui si crede creato d'immagine e somiglianza del Dio padrone al centro dell'universo. Lui non ha mai pensato di essere parte del mondo, di essere parte della natura, parte della terra, per cui lui ha rinunciato a costruire se stesso. Lui è solo un morto che cammina, come tutti i cristiani sono morti che camminano. Sì, ecco. Io voglio aggiungere una cosa che, richiamando la mia cara telefonata, lei ha detto appunto, hai citato dicendo fa, Wojtyla... Un attimo prima di prendere sì, telefonata, il monoteismo dice fa, ti puoi realizzare se credi in Dio. Noi diciamo, citando, faccio una citazione, osate prima credere in voi stessi, in voi nelle vostre viscere, chi non crede a se stesso mente sempre. E questa è la differenza. Loro dicono dovete sottomettervi al Dio, dovete adorare un Dio, e solo questa adorazione, questo rendervi schiavi vi può liberare. Noi noi vi diciamo come pagani, soltanto credendo in voi stessi, realizzando voi stessi, potete essere liberi. Ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Sì, chi parla? Sono Elvira, dalla provincia di Vicenza. Dimmi. Niente, io sono una cristiana, come dire. Vabbè. Però non mi sento né sottomessa, né struppata, né tutto questo. Ma l'abbiamo sempre sostenuto questo? Per carità. Cioè io mi sento felice della mia vita. Mi benissimo. Mi sento bene. E non per questo, cioè non vedo tutto questo che... Ma noi siamo convinti di questo. Non sono sottomessa perché vado a pregare o perché credo in Dio. Assolutamente, anzi vivo benissimo. Ma io sono convinto che tu non ti senta sottomessa nel fare questo e che sia la tua realizzazione. Io sono perfettamente convinto di questo. Cioè, non ho mai messo in dubbio questo. Il fatto è che non è il come tu ti senti o cosa tu cerchi, il fatto è come è l'elemento oggettivo, cioè l'oggettività sta nel fatto che la tua è sottomissione, che dopo tu in questo stato ti senta bene, io non lo metto assolutamente in dubbio e ti auguro di stare bene. E non essere sottomessi cosa intendete voi? Questo non te lo posso spiegare, amica mia, questo a te non te lo posso spiegare. Allora. Non te lo posso spiegare. Vabbè. Perché non è una questione di ragione o di parole, è una questione di magia. È una questione di essere. Non riesco a capire. Sì, no, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. È un modo di essere, un modo di rapportarsi con la vita che è diametralmente opposto. Per cui è quasi impossibile riuscire a capirlo. Infatti, io sì, non riesco proprio a capire assolutamente. Sono d'accordo con te. Va bene. Ok. Arrivederci. Noi abbiamo sempre sostenuto questo. Noi non siamo in grado di convertire nessuno, né di ma portare... non vogliamo neanche convertire. Esatto. E non possiamo portare nessuno fuori dalla sottomissione se lui non ha già i germi, non sente già il mondo vivente attorno a se stesso. Se uno è sottomesso a Dio, ormai continuerà ad essere sottomesso a Dio. Sì, i pagani non hanno la forma del battesimo. Sì, cioè ciao, non possiamo... scusa, sono Marco. Ciao Marco. E mi permette una replica? No, perché è interessantissimo l'intervento di questa signora. Perché vede, signora... io potrei dirle che non capisco neanche questo che ha detto il presidente Truman, e parlo di questi fatti che si sono svolti verso la fine della seconda guerra mondiale. Le dico cosa ha detto Truman, presidente degli Stati Uniti, dopo che è stata, è una sua dichiarazione, dice qua, dopo che era stata al popolo americano, dopo aver sganciato la bomba atomica su Hiroshima. Allora, ringraziamo Dio, dice Truman, che la bomba atomica sia stata data a noi anziché ai nostri nemici, penso ai sovietici io, e preghiamo Dio che ci guidi nell'usarla secondo i suoi modi e per i suoi piani. Vede signora, c'è chi crede in Dio, no? Come dice lei, e si sente bene. E c'è chi crede in Dio come Truman
Perché io penso, guardi, il Dio dei protestanti o dei battisti o dei cattolici, presso poco, io credo all'interno delle proprie coscienze agisce e si pone sempre nei stessi termini, no? Bene, un discorso del genere anche a Truman probabilmente faceva piacere averlo pronunciato e si credeva nel giusto, ecco perché lei signora dice, ma come mai io mi sento così bene, non capisco di essere messa in ginocchio. Bisognerebbe mettersi qualche volta leggermente in discussione, oppure mettersi vicino alle proprie fedi, alle proprie, ai propri credi, al proprio star bene nel credo, anche un po' di dubbio. Perché non lo fate voi cattolici? Perché vi sentite sempre così bene? È proprio vero che siete a posto con la coscienza? Cioè, una volta riusciva anche a me un discorso del genere, ma se mi crede, signora, le faccio questa dichiarazione. Mi sono sempre sentito anche un po' ipocrita, tutto qua, e vi auguro anche a voi cristiani di sentirvi un po' in discussione su queste cose. Grazie, vi saluto, scusa per l'intervento. Grazie, ciao. Il problema veramente grosso è che la sottomissione prende completamente la persona. Cioè, se io le dicessi, cara signora, che ogni volta che lei si mette davanti a un'immagine di Dio, in realtà si mette davanti a Zeus, si mette davanti a Giove. Se io gli dico che ogni volta che lei si mette davanti all'immagine della Madonna, lei si mette davanti all'immagine di Ecate, di Afrodite e di Venere, vestita in maniera un attimo diversa. Cioè, in realtà lei sta pregando delle immagini che sono pagane e si sta sottomettendo a delle immagini che rappresentano il paganesimo. La sottomissione al paganesimo è una cosa inconcepibile, però questo è avvenuto. Comunque io so che benissimo che la sottomissione dà piacere, cioè fa star bene moltissime persone, e quando c'è il sintomo della libertà che fa star male, fa angoscia, fa ricercare cose diverse, e noi siamo qui proprio per chi ha il sintomo della libertà, chi ha il senso della vita, chi ha un senso diverso della vita, non siamo qui per chi è assolutamente sottomesso. Il problema del monoteista è sempre quello della conversione, cioè nel senso di dire, vabbè, tu non la pensi come me, mi devi convertire, ma noi non vogliamo dare un credo, noi non abbiamo delle Bibbie da vendere, non abbiamo dei 10 comandamenti da dare, non abbiamo niente di questo da dare e non lo vogliamo dare, non lo possiamo dare perché altrimenti non saremmo pagani. Di conseguenza, con un monoteista dice, io sono felice di esserlo, c'è solo da sperare che questo monoteista sia un monoteista molto pigro, perché altrimenti se poi il monoteista diventa attivo arriviamo il monoteista all'Algerina, tanto per intenderci, insomma. Ma non possiamo porci di fronte a chi dice io appartengo e sono questo e sono felice di esserlo, andarlo a liberare. Non possiamo pensare di essere come i cristiani che hanno il battesimo e dire ti togliamo il peccato originale. No, non esiste. Cioè, se uno non ha la coscienza, non conosce se stesso, non ha un riferimento a se stesso, non crede in se stesso, cosa possiamo fare? Possiamo dargliela. Non è mica come una persona con una batteria scarica che la puoi ricaricare. La sottomissione è anche la sottomissione è anche un altro effetto. Davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, chi è sottomesso alla religione cattolica dice Dio ha fatto bene a distruggere Sodoma e Gomorra, perché quelli non facevano quello che lui voleva e lui li ha distrutti. Noi invece ci mettiamo dall'altra parte, noi ci mettiamo come ti permette di distruggere Sodoma, a dire alle persone o fai quello che voglio io ti ammazzo. Per cui noi assumiamo un'ottica diversa. Sì, ma infatti è totalmente diversa. Cioè, proprio lo scontro appunto fra politeismo e monoteismo è questo. Cioè, il monoteismo dice e fa, solo Dio ha il diritto di fare tutto e tu ti devi uniformare alla volontà di Dio, e di conseguenza c'è la gente che va a uniformarsi, ma questo è sempre un'imposizione esterna, cioè il Dio è esterno che viaggia fuori, ti circonda, ti annienta, ti avvolge, ti soffoca, ti fa perdere la testa, e di conseguenza tu diventi un sottomesso a Dio. Nel paganesimo questo non è possibile, perché appunto c'è sempre riferimento alla persona, alla sua volontà, alla sua conoscenza, alla sua vita. Cioè, rendetevi conto che i monoteisti dicono sempre, voi potete essere realizzati se crederete in Dio, se amate Dio, se fate qualcosa perché piace a Dio. Noi pagani diciamo, dovete fare le cose che voi credete, le cose che voi siete, le cose che vi piacciono. Logicamente la cosa che piace a me non può piacere a voi, ma c'è sempre un discorso di scelta individuale, personale. Perché ci sono tutte quelle divinità che esistono nel paganesimo? Perché queste divinità sono sempre date dalle varie necessità che ci sono, e le necessità non sono generate da un unico centro, da un unico Dio, da un unico punto, sono polimorfe, policentriche, e di conseguenza sono diffuse, ma proprio perché la vita è diversa. Cioè, il monoteismo è sempre un'intromissione nella vita, cioè esistono
noi guardiamo l'esempio delle popolazioni chiamate primitive, che lì vivono, hanno un loro sistema di vita che può piacere o non piacere, e sono tranquille e non hanno bisogno di Dio. E arriva qualcuno dall'esterno che dice: fa no, la vostra vita che avete fatto per migliaia di anni non va più bene, perché il Dio mi dice che voi dovete fare questo. Questa è la differenza, cioè io come pagano non ho difficoltà ad accettare forme di vita diverse, forme di organizzazione diverse, non ho, capisco benissimo che il mondo ha più riferimenti, ha più valori, ha più cose, è ricco in se stesso e ci sono migliaia di manifestazioni. Sì? Ah, buonasera, parla l'IFE Padova, sono Zanardo. E volevo sapere se avete il fax acceso. No, no, mi scusa, deve telefonare di là, eh. Arrivederci. No, lasciamo perdere, perché sì, sennò arriva chiunque a telefonare. Ecco appunto, allora ricordo, cioè ricordo questo, il riferimento deve essere sempre legato alla persona e come si pone questa persona di fronte alle cose che la circondano, di fronte ai vari comportamenti. Cioè la responsabilità appartiene sempre alle persone e il mondo è lì ad offrire una visione a tutti, ma se noi facciamo la scelta di monoteisti di rinunciare a vedere e leghiamo il nostro esistere, il modo di essere soltanto ad amare Dio, ma questo Dio non, per i cristiani non esiste mai nel mondo, non esiste mai intorno a noi, non è mai in noi stessi, cioè il loro discorso è sempre un discorso esterno, è sempre un qualcosa di imposto. Questo è il problema fondamentale della differenza fra il monoteismo e il politeismo, fra il paganesimo e il monoteismo. Cioè di conseguenza un monoteista che si sente fiero si andrà a porre il problema di perché l'altro non accetta la sua sottomissione. Il pagano gli dice: beh, vuoi essere sottomesso? È una tua scelta, le tue scelte, ne sei responsabile, benissimo, fai il sottomesso. Io non vengo a salvarti. L'importante è che la tua scelta non venga estesa all'intero tessuto sociale. Esatto, cioè finché ti fai il masochista per conto tuo, mi va anche bene, cioè è una scelta tua. Perché, ad esempio, il paganesimo non è una cosa della salvezza? Cosa che c'è nel monoteismo? Cioè il monoteismo perché si arroga il diritto di annientare, di uccidere, di distruggere, di cancellare le cose, di falsificare tutto? Proprio perché è una questione della salvezza. Di conseguenza esiste uno che deve essere salvato e uno che deve salvare. Logicamente il monoteista dice: io appartengo alla salvezza e mi devo sottomettere agli altri, perché gli altri devono essere salvati. Salvati da cosa? Dalla propria vita, dal proprio modo di essere. Cioè quello che io voglio far capire è che noi non parliamo mai di sottomissione, noi parliamo sempre di riferimenti che sono sempre nella persona. La persona può realizzarsi soltanto compiendo le proprie azioni. Noi non gli possiamo insegnare dei principi, su questi principi la persona a dire: realizzo la mia vita. La persona deve comprendere che il mutamento, che la sua realizzazione avviene per quello che lui compie, non per quello che viene acquisito. Cioè anche se uno si mettesse a leggere tutti i testi classici, anche tutti i libri di Claudio, non avrebbe la conoscenza o la capacità di dire: io realizzo qualcosa, sono qualcosa. No, perché deve sempre passare tramite una propria elaborazione, una propria formulazione e una propria capacità di percepire il mondo, di percepire le cose, di porsi di fronte alle cose e di come affrontare i problemi. Solo questo noi ci chiediamo. Di conseguenza è difficile trasmetterlo, perché non può essere codificato, perché non è uguale per tutti. E infatti il paganesimo, il politeismo hanno migliaia di divinità, perché sanno che il mondo ha sempre migliaia di valori e migliaia di riferimenti, e di conseguenza qualcuno può percorrere la propria esistenza con una divinità al fianco, perché le divinità del paganesimo non sono divinità della sottomissione, sono divinità che camminano e che seguono le nostre necessità, sono divinità che si vengono incontro. Cioè, facciamo un esempio, il discorso ad esempio, sappiamo che è una balla, che Dio manda, ad esempio, l'annunciazione a Maria a dire: avrai un figlio, sarà mio figlio, e così via. Benissimo, nel paganesimo questo non avviene. Le divinità si devono far carico di tutte quante le necessità che hanno. Addirittura c'è Giove, che si cuce, quando muore, mi sembra Semele, si cuce Dioniso sulla propria coscia perché deve continuare a vivere. Cioè si fa carico di qualcosa, non va a delegare agli altri, non impone a dire: fa, troverò una donna che porta avanti la gravidanza. Arriva il punto di dire: sarò io a portarla avanti. E questo qua, cioè, è significativo. Cioè, questo qua dimostra chiaramente che anche la divinità ha una responsabilità. Non è un Dio assoluto che può imporre qualsiasi cosa, che è anche una responsabilità. La differenza, cioè, nel paganesimo il Dio non è mai un Dio a cui si deve essere sottomessi, a cui si offre tutto. Se nel paganesimo si soffriva la fame, anche gli dei soffrivano la fame, perché avevano meno sacrifici, avevano meno offerte, avevano meno possibilità. Uno di questi contrasti,
Uno di questi contrasti lo possiamo percepire, ad esempio, nel racconto biblico di Caino e Abele.